nella tormentata storia d'Occidente alle organizzazioni iniziatiche, siano esse appartenenti alle grandi religioni o alle società segrete o alle società iniziatiche, avvengono due cose apparentemente di segno opposto, ma che danno dei colpi terribili alla credibilità di queste organizzazioni. Io le chiamo, così per chiarire le idee, una tendenza satanica e una tendenza luciferica. La tendenza satanica è un inabissarsi nella materia, è uno dei lati negativi dell'illuminismo, che pure è un movimento che io ho sempre ammirato. Però vorrei citarvi le parole di Mefistofele gongolante nel Faust di Goethe, che dice. Un attimo, credo che sia pagina 11. Eccolo. Così riconosco il sapiente. Per voi quel che non toccate è lontano 1.000 miglia. Per voi quel che non afferrate non esiste addirittura. Quel che non contate pensate non sia vero. Quel che non pesate per voi è senza peso. Ciò che non valutate in danaro, e questo più di ogni altra cosa, per voi è senza valore. Queste parole di Mefistofele, che più di ogni altro era consapevole delle realtà spirituali che ci sono dietro le apparenze della materia, la dicono lunga, cioè sono le più esplicite possibili sulla tendenza satanica dell'umanità attuale, che negando la trascendenza, negando l'invisibile, si condanna a perdere il senso stesso dell'esistenza. Ma nelle società segrete questa tendenza ha avuto un grande peso e ha, diciamo così, orientato una parte dei loro indirizzi. Ma l'altra tendenza è quella luciferica, una tendenza che tutto all'opposto invece è una potente spinta verso l'alto, orgogliosa e selettiva, che nega la possibilità a tutti di venire a contatto con la propria scintilla e ricerca il potere dell'uomo sull'uomo, lo sviluppo di poteri come la veggenza, la telecinesi, la telepatia, la bilocazione e quanto altro, insomma, quegli stessi poteri che nel Sutra Yoga di Patanjali o Patanjali vengono indicati come il più grave ostacolo allo sviluppo e all'evoluzione dell'uomo. Lui dice proprio a un certo punto: se voi vi evolverete, se voi curerete le vostre anime, si presenterà la possibilità di avere dei poteri. A questi poteri dovete rinunciare, perché altrimenti quella sarà una porta chiusa. Andare oltre quella fase, rimarrete ancorati a quei poteri. E questa io l'ho chiamata fase luciferica, perché va nella direzione esattamente opposta a quelle delle iniziazioni antiche, che prevedevano che per passare dal bios alla zoi, per percepire la corrente immortale della vita, uno dovesse dissolvere l'involucro calcareo dell'io, non che si debba fare a meno dell'io. L'io è uno strumento indispensabile, come uno che volesse tagliare la bistecca col dito, non ci riesce, l'io serve, però non va adorato e va deposto laddove la situazione per avanzare richiede di deporlo.